Buongiorno a tutti, nuovo video, come da titolo, che bella sorpresa, realizzeremo assieme la calla. E quindi restate sintonizzati, sono tanti passaggi che abbiamo già visto, quindi è più facile di tanti altri. Quindi vediamo subito il materiale che ci serve. Allora, il materiale di cui avremo bisogno è del filo. Io sto usando questo da 0,50, un rame argentato, perché comunque la calla è un fiore abbastanza grande, quindi ha bisogno di un po' di sostegno. Questo è il filo. Poi delle perline bianche, ovviamente, delle perline gialle per fare il centro e delle perline verdi. Allora, io non farò la foglia perché sto finendo le perline verdi, però va fatta praticamente come qualsiasi petalo. Se volete, guardate i primi petali della rosa, la forma con cui si fa di solito è quella, quindi sappiatelo. Io, per chi non se lo ricorda, sto facendo i fiori per finire le perline, quindi non vado a ricomprarle. Poi, tronchesina o forbice per tagliare il filo, perché si taglia con un'estrema facilità. Bacchettina metallica per il gambo ed eventualmente, se volete fare un po' di sostegno, anche io in questo caso sono, sapete, quei legni che sostengono le orchidee, giusto per fare un po' di spessore. E poi la guttaperca per rivestire il tutto. Ok, allora la tecnica per realizzare la calla è quella del palo, quindi l'abbiamo già vista per le rose. Allora, io ho già realizzato il palo, quindi ho preso 20-20-40 centimetri di filo, ho rigirato a metà, qui finisce, arrotolato qui un pochino per bloccarlo. Ok, quindi questa sarà poi la parte che andrà sul montaggio, e questa è lo stelo della calla. Allora, io non la faccio molto grande perché, a parte che ce ne sono anche di piccole, ho notato, tante perline pesano, di conseguenza non vi starebbe in piedi il petalo, anche se, cioè, a volerlo rigirare non verrebbe grandissimo. Quindi io non la farò comunque più lunga di 10 centimetri, per capirci, per ovvi motivi. In alternativa dovrei usare delle perline più grandi e del filo più spesso. Questa da 0,50, serve un 0,60, 0,70 con le perline che comunque ci passino, ecco, quindi forse le 9,0 sicuramente sì. Però io onestamente non starei mai a farla grandissima, altrimenti bisognerebbe forse usare altre tecniche, ma vi dico la verità, dovrei studiarmela. Allora, solo una precisazione: io non ho detto del mulinello, per un motivo, io lo userò e vi spiego il perché. C'è almeno chi fa la calla così. Allora, la tecnica del palo è questa, quindi alla fine otterremo esattamente lo stesso risultato. Però ci sono persone a cui piace che la parte bassa sia di un colore diverso, in modo che quando la ripiegate si veda comunque più scuro. Allora, io onestamente ho questo verde più chiaro, ho perline più grandi che non starebbero bene con queste, e quindi, avendo fatto questo, ho detto no, mi sono fermata perché non avrebbe senso. Nel caso in cui voi abbiate perline verde chiaro più o meno grandi come quelle bianche, potete ovviamente farlo. In questo caso, ovviamente, non vi servirà il mulinello, o meglio, non potrete utilizzare granché il mulinello. Perché? Perché dovete inserire le perline verdi, poi quelle bianche, poi di nuovo verdi, poi bianche, poi quindi o vi mettete a contarle finché le inserite sull'infilata di perline, oppure dovete fare un giro alla volta. Per quel che mi riguarda è una grandissima perdita di tempo. Ovviamente io ve lo dico perché così mi sembra veramente un pugno in un occhio. Magari con un verde molto più chiaro, sicuramente starebbe meglio. Io ne ho un colore verde chiaro, ma è più grande di come perline, perché queste secondo me sono tipo un 11-0, io non le vedo tanto più grandi, queste rocaille bianche. Di conseguenza già queste che sono un 9, io le vedo grandi. Quindi, riassumendo, stessa tecnica, ma io faccio tutto bianco e
Vi faccio vedere i primi giri perché abbiamo visto molto spesso questa tecnica, quindi non ha senso che io vi faccia vedere chissà cosa. Allora, metto sul filo circa 5-6 perline, ovviamente la cosa dipende da quanto sono grandi, e poi mi faccio una bella infilata di perline con il mulinello. Allora, questa è la mia base e poi qui inizio a girare con il mulinello. Le inserisco e poi facciamo qualche giro assieme. Eccoci qui, allora, palo, ho fatto la mia infilata di perline, aspettate che vi tolgo questo così riuscite a vedere meglio, anche se siamo illuminati qui dal sole. Ok, la tecnica è sempre quella, quindi faccio senza creare troppa pancia, copro la distanza per coprire le perline del gambo. Un attimo vedere voi quante ve ne servono, non posso darvi il numero perché ovviamente dipende dalla grandezza delle perline che usate. Ok, la tecnica l'abbiamo vista più volte, quindi sapete che è fondamentalmente ripetitiva, è sempre questa. Quindi io vado avanti, termino. Allora, siccome non ho tagliato tantissimo filo, in realtà perché ho finito il rocchetto, voilà, e quindi ho detto vabbè, finisco, la faccio grande quanto mi basta il filo, e poi prima di arrivare alla fine farò giusto qualche aumento per fare un po' la punta. Quindi io continuo e ci vediamo dopo, giusto magari per fare l'ultimo aumento, anche se penso sia abbastanza chiaro anche come si fa. Ok, eccomi qua di ritorno. Allora ho cercato di sfruttare tutta la lunghezza del filo, l'ho finito proprio qui. Allora ho fatto le aggiunte, ho aggiunto 3 perline sul palo, poi 4, poi 4 più 3 e questo è proprio l'ultimo giro che faccio perché ho finito il filo, ma mi sembra che sia venuta abbastanza grandina. Allora ci appoggiamo sempre su un piano in modo che non aggiungiamo perline non necessarie. Ok, chiudo. Faccio due giri visto che è l'ultimo giro. Ok, e sigillo da questa parte. E voilà. Metto qualcuna in più, vediamo se riesco a farvi vedere. Ok, sempre da coprire la distanza, ma non metterne troppo in modo che non ci sia un discorso del genere per capirci. Ecco, cerchiamo di farle sempre abbastanza aderenti. Ok, qua ci siamo. Adesso devo sfilare le perline, se no non riesco neanche a girarlo. Allora, intanto, io che sono quella famosa per fare le robe larghe, stiamo lunghi, usiamo 3 metri di filo piuttosto che 2. Sono arrivata proprio alla fine. Voilà. E questo è quanto. Adesso mi è rimasto anche lo stelo corto perché pensavo di fare meno giri, ma vabbè. Sigilliamo qui. Così non scappano e tagliamo l'eccesso. Tanto non ci serve, questo io lo rigiro sempre per renderlo unico. Voilà, e chiudiamo qui in alto. Ora schiacciamo bene in modo che non ci siano spazi. Questo non ci serve al momento. Rigiriamo qua. Voilà, tiriamo bene. Faccio un altro giro e taglio. In modo che non dia fastidio il filo tagliato. Ok, questa è la foglia che abbiamo fatto. Ok,
Ok, allora volevo mostrarvi anche un secondo metodo per realizzare la foglia in modo che sia un po' più sostenuta. Allora, ho già tagliato circa 25-30 centimetri di filo, ne ho tagliato due segmenti e poi vediamo come ci servono, anzi lo vediamo quasi subito. Poi ho fatto la mia solita infilata di tipo 2 metri di perline sul filo, in modo da poterlo lavorare e andiamo avanti a farlo. La tecnica è comunque quella del palo, ma è leggermente diversa. Allora, io prendo circa, tenete conto che questo panno è 30 centimetri come una 4, quindi prendo circa 30 centimetri, 30, quindi 60 per fare il palo. Questa diventerà la mia foglia, quindi mi tengo un po' larga, rigiro come abbiamo visto altre volte per fare la tecnica, ok, del palo. Questo sarà il mio palo. Inseriamo circa, in base a quanto sono grandi, 7-8 perline, insomma non più di tante, per fare il primo giro. Ok, ne ho infilate 8 e adesso faccio il primo giro con la classica tecnica del palo. Senza realizzare una pancia, praticamente per capirci, senza fare un movimento di questo tipo, ok, ma rimanendo abbastanza aderenti alle perline che ci sono sul palo. E rigiro bene, stringo bene, faccio anche dall'altra parte. Ok, a questo punto, per dare un po' di struttura, prendo i due segmenti, anzi uno dei due ovviamente, lo passo a metà di queste perline, quindi più o meno alla metà. Adesso io non le ho contate, ma mettete che sono 12, fate a 6, ma insomma l'importante è che sia ad un'altezza uguale sia da un lato che dall'altro, e rigirate un segmento, non serve che ne girate tanto perché per bloccarlo, e fate in modo di fare giusto qualche giro per bloccare il filo. Ok, poi tagliate direttamente l'eccesso. E fate la stessa cosa anche dall'altra parte. Ok, una volta realizzati i due bracci, chiamiamoli così, iniziamo a fare semplicemente la solita infilata di perline, quindi un po' per dare un po' più di sostegno, cercando il più possibile di tenere questi due fili perpendicolari al gambo centrale, quindi bisogna andare con un po' di calma e quando si infilano le perline, l'idea è quella di metterne comunque, tra virgolette, una in più rispetto a quella che serve, perché così poi riusciamo a dargli un po' di pancia, mettiamola così. Comunque andiamo un po' pianino e poi vi faccio vedere. Poi il senso è fondamentalmente lo stesso, quindi bisogna fare poi un po' di giri in questo modo. Poi bisogna regolarsi anche quanto volete grande la foglia, ma fate conto che almeno un 5-6 giri vanno fatti così e poi iniziamo a fare gli aumenti sul gambo. Quindi mi raccomando, andate piano perché altrimenti rischiate di andare storte fondamentalmente. L'ideale sarebbe, se avete delle perline regolari, di contarle, quindi di inserire sempre quelle. Ok, penso che si sia capito. Io procedo per qualche giro e poi vi faccio vedere un attimo gli aumenti. Eccomi di ritorno, mezz'ora dopo, abbondante. Ho cercato di andare più dritta possibile, dovete andare piano, io ci ho provato, ma insomma non sono andata proprio drittissima, ma facciamo finta che ci ho provato, mettiamola così. Allora, ho fatto
Dopo aver aggiunto i fili, questi bracci laterali, ho fatto 8 giri normali, poi ho iniziato a fare gli aumenti per fare la punta. Ho fatto 3 aumenti da 3 perline, 3 aumenti da 4 perline e adesso ne ho fatto uno da 5 perline e ne faccio un altro e sarà anche l'ultimo. Ho dovuto per la cronaca rabboccare un po' le perline perché non mi bastavano, quindi i 2 metri non vi bastano. Poi ovviamente dipende da quanto grande volete fare la foglia, perché ci sono, potete considerare delle calle appena nate, farle piccole che è meglio. Anche qui ci sarà un etto di perline, come ridere. Ok, allora ci riprendiamo da qua. Io vi consiglio sempre di stare piatte su un piano in modo da riuscire a lavorare meglio. Ok, copriamo anche gli aumenti, li abbiamo già visti assieme, quindi dobbiamo solo coprire la distanza tra il punto da dove stiamo partendo e il punto qui dove abbiamo fatto l'aggiunta. Allora, siccome è l'ultimo giro, io, sentirete anche le campane, faccio 2 giri. Ok, e poi ricomincio di qua. E questo è un giro normale. Aspettate che qui spero che mi bastino le perline che ho aggiunto. Voilà. Certo che lavorare con la fotocamera in mezzo è proprio una meraviglia. Ok, senza dare forme panciute qui, copriamo solo la distanza perché altrimenti poi si aprono troppo, quindi cerchiamo di essere più precisi possibile. Come vedete, io sono andata piano, però non sono riuscita a dare dritta lo stesso. Comunque, vabbè. Eccoci qua, abbiamo fatto l'ultimo giro. Perché suonano così tanto le campane? Perché è mezzogiorno. Ok. Allora, senza fare troppi danni, qui taglio un po' l'eccesso. Adesso capiterà anche a voi di seminare perline per casa. Voilà, eccole qua. Vediamo di capirci prima che le semino. Eccoci, ho messo via le perline, altrimenti so che fine fanno. Allora, arrivati qua alla fine, ovviamente facciamo 6-7 giri, quelli che volete, sul gambo. E poi chiudiamo i laterali e questi sempre allo stesso modo, quindi tagliamo l'eccesso e facciamo il giro, magari aiutandovi con una pinza a punte coniche o con comunque una pinza in modo da tirare bene il filo. Ok. E la nostra foglia praticamente è realizzata. Ovviamente adesso gli mettiamo dentro sempre il solito centro e poi la richiudiamo e vi faccio vedere la fine, la montatura, l'effetto diverso. Ok, allora, siccome questa foglia comunque è abbastanza grande, pesa. Io ho rivestito con un pezzettino di scotch di carta il bacchettino di legno e andrò a fissarlo in questo modo, in modo che stia comunque più ferma. Quindi alla base di dove siamo partiti, quindi del centrale qui, io passo un filettino di quello che ho già utilizzato, ok? Lo passo dall'esterno, più o meno a quell'altezza, potete decidere un po' più, un po' meno, ma insomma più o meno è quella. Facciamo uno di qua e
e uno lo stesso passaggio di qua, ok, in modo che si veda comunque poco, meno, spero che si veda poco, e lo passiamo, eccoci qua, e lo passiamo così, in modo che lo fissiamo leggermente, in modo che non balli troppo. Cosa facciamo poi? Io lo ripasso, visto che questo è anche un po' più lungo, in un punto un po' più basso. Scusate, ma questo è un pezzettino di scarto che ha qualche asola, quindi eccoci qua, e lo ripasso dalla stessa fila dove sta uscendo, che è questa. Voilà. Perché faccio questo passaggio? Perché almeno ho già, vedete, un po' più di struttura, sta più dritto. Ecco, questo è un piccolo, tra virgolette, barbatrucco che si trova alla mano quando si trova in difficoltà a montare un fiore con una foglia grande. Ok, potete farlo, anzi io lo rifaccio, visto che ho ancora un po' di filo, lo rifaccio anche qua, così sta bello fermo e nessuno mi può dire niente. L'importante è che qui non si veda chissà quale sgorbio. Ok, questo è quanto. Rigiriamo in modo da fissarlo. Tagliamo l'eccesso, tanto non si sposta. Bene. E questo è fatto. Così vedete che è più rigido, non si muove, siamo a posto, siamo più tranquilli che non si piega e si affloscia come potrebbe rischiare di fare. Se ci rendiamo conto che abbiamo sforato troppo, sfiliamo un pochino, tanto è sì fisso, ma non rigidissimo. Ok. Centro, io lo metto qui, anche se, oddio, avrei potuto farlo anche un po' più corto, ma portate pazienza, io volevo finire le perline. Vediamo, sì, va bene, va bene. Allora, per mia comodità, mi è sparito lo scotch di carta. Allora, facciamo così. E fisso qui il bacchettino, così non devo tribulare per fissarlo e poi si vedrà anche un po' meno. Lascio fuori questo e così fissiamo tutto esternamente. Ok, e qui ci siamo. Allora, mettiamo questo. Prendiamo il centrale, lo arrotoliamo sempre alla base della foglia, in modo che resta bello all'interno. Ok, questo lo lasciamo dritto lungo lo stelo, visto che non è lunghissimo, e lo inglobiamo in questo. Io sono sicura che sentite anche le campane. Venghino, venghino, signori, che è ora della messa. Ok, eccoci qua. Ce l'abbiamo quasi fatta. Praticamente è pronta, perché? Perché adesso dobbiamo arrotolarla su se stessa e qui ci vuole un lavoro un po' di fino che, insomma, non è che posso fare per incontri 4-8. Ecco. Ok, viene più o meno, perché adesso è tutto un dire, perché con la fotocamera in mezzo. Però fondamentalmente tenete qui, riaprite un po' qui. Voilà. E come al solito fate questo bello curvatura verso il basso che è tipico della calla. Poi ho scoperto che ci sono di vari colori perché mia mamma gliene è spuntata una in giardino viola. Viola, in realtà è arrivata dal vicino, è passata sotto il muretto. Ok, fatto ciò, spero che sì, ma si capisce che è una calla, vero? Dobbiamo solo mettere la gutta perca, quest'ultimo passaggino che avete visto tante volte, quindi non dico niente, metto l'acceleratore e andiamo. Eccola qua, la nostra calla finita. Eccoci qui con il risultato finito. Allora, questa è quella che abbiamo fatto assieme, montato assieme, ok? E questa è quella che vi ho fatto vedere con la foglia alternativa. È significativamente più grande.
Adesso io l'ho piegata molto di più, però considerate la dritta, le ho montate allo stesso modo, sono circa 3 centimetri più grande, quindi ovviamente ha un peso diverso, una consistenza diversa, però se vi piace molto il dover rigirare come in realtà la calla, questo metodo vi permette di fare una foglia più sostenuta, ecco. L'unica cosa, l'ho fissata sulla barretta allo stesso modo perché comunque è pesante. Ho scelto di mettere la struttura all'esterno perché comunque quando la vedete, vedete più questo lato che questo, ok? Quindi poi è una vostra scelta. E volendo potete fare anche il pistillo più grande perché alla fine è anche un 7 centimetri, ma insomma, a me piace insomma come risultato. Quindi questa è la versione, diciamo, più semplice e facile. Questa ci vuole un po' più di tempo. Ovviamente potete farla della grandezza che volete. Sapete che con questa avete un po' più di struttura. Ok, mi sembra di avervi spiegato tutto. Fatemi sapere nei commenti magari quale preferite e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!